Days like these last with one another, with the feeling. Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Per me oggi è giovedì mattina. C'è anche Giobbi a casa, perché come vi ho detto nei commenti sono stati giorni un po' così, nel senso che anche Giorgio non è stato bene e quindi per sicurezza abbiamo dovuto fare entrambe il tampone. E il giorno prima è stata un po' dura perché siamo stati qua con le mascherine a disinfettare tutto perché avevamo paura per Mattias, anche se ovviamente entrambe abbiamo il vaccino, però il nostro medico aveva detto che per sicurezza era meglio farlo. Oltretutto Mattias aveva già avuto lo scorso anno a dicembre il virus, però per sicurezza abbiamo tenuto le mascherine, abbiamo disinfettato, quindi sono state giorni un po' così, finché ieri mattina abbiamo fatto il tampone e finalmente abbiamo saputo di essere negativi. Quindi in realtà il mio è un male di stagione e Giobbi ha avuto il virus intestinale, però ormai ogni volta si ha sempre un po' l'ansia, però è andato tutto bene. Io sono già pronta, stamattina Giobbi mi ha aiutato, abbiamo sfoderato anche il divano perché comunque stiamo meglio, e tra un po' dovrò andare anche dal dentista perché ho una carie al dente che devo curare, e quindi nulla, fra un po' partirò e andrò. E partirò un po' prima perché praticamente ieri quando siamo andati a fare il tampone ci siamo accorti che la strada era chiusa, infatti abbiamo dovuto fare un giro assurdo da un'altra strada perché c'è stata una frana. Qui ci sono stati 2 giorni di allerta meteo e ha fatto dei temporali piuttosto importanti, e adesso è arrivato il messaggio del sindaco che la strada è aperta però a senso alternato. Siccome la strada è già brutta in sé, magari ogni tanto nei video l'avete vista, abitando in montagna sono comunque tutti tornanti, curve, in alcuni punti è molto stretta, quindi preferisco partire un po' prima, andare con calma per non arrivare poi in ritardo. E se ci riesco stamattina volevo andare anche dalla parrucchiera, se c'è posto ovviamente perché non ho preso appuntamento, a spuntare solamente i capelli, perché continuo a rimandare perché ho paura di andare, perché visto che si sono allungati tantissimo non voglio tagliarli, e la tinta l'avevo fatta io e quindi dovrò fare solo quello, sempre se c'è posto come vi dicevo prima. Giambi ovviamente in questi giorni lo abbiamo tenuto a casa, oggi però è tornato a scuola ed era contento perché in questi giorni stare chiuso in casa senza far niente, con io e Giorgio che non stavamo bene, per lui è stata abbastanza dura. E nulla, quindi queste sono le nostre ultime giornate che vanno da lunedì praticamente ad oggi che è giovedì. Adesso vi faccio vedere Giobbi che è sul divano, anche se è guarito comunque preferisce riposare, e noi ci ragioniamo dopo. Ecco qua Giobbi sul divano, si riposa. Oggi si è anche pesato per vedere se era dimagrito, vero? Però non hai perso? Un grammo non hai perso, nonostante il riso in bianco, le patate lesse, la pasta in bianco, non hai perso niente, non hai perso. E di qua c'è il fuoco, che in questi giorni sta andando parecchio perché comunque ha iniziato a fare freddo e sulle montagne ha fatto già un pochino di neve. Non so se riuscite a vedere lì in fondo, c'è già la neve, stamattina è piuttosto freddino. E c'è un bel venticello fresco. Qui, come avete visto, abbiamo di nuovo riaperto. Così è più facile da tenere in ordine. Abbiamo spostato i tappeti solo di qua. E quindi questa è la situazione attuale. Allora, rieccomi, sono tornata. Ho spuntato anche i capelli. Ho il labbro leggermente addormentato ancora, anche se sono passate ormai 2 ore, però era una carie, mi ha detto, abbastanza profonda sul nervo. Comunque sono andata a fare i capelli, li ho spuntati, mi sono fatta fare le onde mosse, per fortuna c'era posto e il risultato finale comunque mi piace, perché gli ho detto di tagliarmeli pochissimo e me li ha effettivamente tagliati pochissimo e sono stati super super bravi. Nel ritorno dovevo prendere delle cosine, quindi mi sono fermata, scusate, ma col labbro così non riesco a parlare, in un negozio nuovo di cinesi che ha aperto vicino al dentista, e vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, ho preso queste ciabattine qua, 8,90 euro. Il negozio si chiama DNA, era tipo un negozio cinese, ma c'erano dentro delle cose anche di abbigliamento veramente veramente carine. Comunque ho preso le ciabattine queste qui,
pelusciose, però davanti libere, così il piede suda poco. Poi per Giambi gli ho preso questa ruspetta, perché lui, come sapete, è amante delle ruspe. Poi per fare la torta di pannolini, per una mia amica che ha avuto un bambino, ci sono anche da comprare però su Amazon, però lei usa i pannolini baby dry. Ecco, i baby dry non li ho trovata, quindi ho deciso di cimentarmi e provare a farla io. Quindi ho preso gli elastici per tenere fermi poi i pannolini arrotolati, il nastro questo qua blu da mettere intorno poi ai pannolini, questa coccardina qua fatta così da mettere sempre sulla torta di pannolini, questi qua che sono dei cuoricini, questi li ho pagati 1,70 euro e questo, se non erro, 1,90 euro. Comunque dopo vi faccio vedere lo scontrino. Poi era in offerta, l'ho visto nei video di Nicole e anche Annalisa Superstar ne ha sempre parlato benissimo. Questo qua l'ho pagato 0,99 euro, il Dimension Luxe, con olio di avocado per tutti i tipi di capelli. Quindi ho deciso di prenderlo anch'io per provarlo. E poi sempre per la torta di pannolini ho preso questi vassoi tondi, uno un po' più grande, vi dico le dimensioni, questo è quello più grande se non sbaglio, e vediamo se c'è scritto, questo è diametro 35, e poi ne ho preso un altro del diametro, vediamo, 30, e infine ho preso questo maglioncino qui che è fatto corto, fatto così, con le maniche così, che ha questo motivo tutto intrecciato di questo colore. Come vedete io sono monocolore durante l'autunno, ma io amo il colore questo qua che è tipo caramello, e costava 21,90 euro, ma c'era lo sconto del 30, quindi in realtà l'ho pagato 14,90 euro, e c'erano un sacco di cose veramente veramente carine. Quindi questo è stato lo shopping di stamattina e non ho preso altro. L'altro giorno avevo già preso per fare la torta di pannolini la scatola di pannolini da 114 mi pare della Baby Dry, poi ho preso delle salviette e una crema se non ricordo male da mettere sempre nella torta di pannolini, e magari quando la vado a fare la facciamo insieme, perché è un'idea carina per le nascite ed è sicuramente una cosa che poi viene usata, perché comunque spesso regaliamo magari dei vestitini eccetera che poi magari la mamma non usa, o perché scappano le taglie, o perché comunque non gli piace o non gli è comoda eccetera. Invece i pannolini, soprattutto si sa la marca che si utilizza, sono una cosa che comunque sappiamo che saranno sicuramente utilizzati, e quindi di solito io la prendevo su Amazon da regalare, però questa volta, sapendo che lei usa quel genere di pannolini lì e che non c'erano, perché ho guardato, ho detto vabbè, mi cimento e provo a farla io, sperando che venga carina. E nulla, adesso aspetto un pochino che mi si sveglia un attimo il labbro e così mangiamo qualcosina di leggero con Jobby, visto che comunque Jobby non sta ancora benissimo, infatti ha sentito anche il dottore e si sta riposando di nuovo sul divano, anche se devo dire che è stato bravissimo, perché io sono uscita e ho lasciato in asciugatrice ad asciugare il copridivano e lui pian piano l'ha federato tutto, quindi mi ha aiutato, è stato super bravo. Quindi nulla, adesso ci rilassiamo un attimo, dopo mangiamo qualcosina e noi se mai ci riaggiorniamo più tardi. Poi mi sono dimenticata di farvelo vedere perché mi era caduto in macchina, infatti ho detto Jobby, ma io dovrei aver preso anche un reggiseno, ma non lo trovavo, faccio allora mi è caduto in macchina. Comunque è questo qua, e l'ho appena provato ed è super super comodo, praticamente ha anche, oltre ad essere a fascia, quindi essere super comodo, anche queste fasce qua che si possono regolare per, diciamo, renderlo più carino. Super super comodo, infatti la prossima volta che vado giù vado a prendermene altri due o tre. Io ho preso la taglia SM e questo qua l'ho pagato 7,90 euro. Ve lo inquadro qua. Ed è davvero super super comodo. La marca è O1 Comfort Basic Bra. Questo è l'articolo, non so se si trova dappertutto. Quindi questo. E tra l'altro Jobby adesso mi ha fatto morire dal ridere, perché lo stavo provando e gli ho detto, perché io li ho molto simili, li prendo di solito all'OVS, però non hanno il merletto sotto, quello là che si chiude, questo pizzo qua per intenderci non ce l'hanno, sono lisci, quindi sono fatti così, e gli ho detto cos'è sto coso, cioè, e Jobby mi fa, quello lì serve per tirare su il seno, perché l'ho visto in TV, gli ho detto ma scusa, cosa ti guardi, le televendite dei reggiseni? Mi fa, ma sì, l'altro giorno stavo guardando non so cosa, è venuta questa televendita dove c'erano i reggiseni, facevo vedere che c'erano queste fasce che servivano per sorreggere il seno, quindi mi ha fatto morire dal ridere, perché io non lo sapevo, lui sì, e nulla, quindi adesso...
il labbro va leggermente meglio, quindi magari prepariamo qualcosina e mangiamo e noi ci ragioniamo dopo. Allora, pranzo pronto, questo è per Jobby con le patate lesse che sono avanzate da ieri sera, la bresaola con le scaglie di grana, un po' di olio e un po' di limone. Invece per me ho fatto l'avocado con l'olio e il limone e un pizzico di sale e sempre la bresaola con le scaglie di grana. Quindi questo è e noi andiamo a mangiare. Allora, per fare la torta di pannolini abbiamo preso i pannolini, questi qua della Baby Dry, taglia 4-9 perché il bambino è nato già 3 kg e qualcosa. Poi ho preso le salviette, queste qua sempre Baby Dry, e la crema, questa qua della Chicco, che non ha parabeni, clinicamente testata ed è adatta ai bambini piccoli. E poi le cose che vi ho fatto vedere prima. Adesso Jobby ha deciso che vuole darmi una mano anche lui, quindi proviamo a fare la torta di pannolini. No fui el primero, ni seré el último, pero sé que lo cosaré. Pa' serte sincero, un Dios el que te enseñó lo que puedes hacer con mi piel. Yeah, 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 yeah. Baby, si se nos da, yeah, será lo que será, yeah. Los dos vamos a matar, yeah, toda esa curiosidad. Baby, si se nos da, yeah, será lo que será, yeah. Los dos vamos a matar, yeah, toda esa curiosidad. Solo yo sé de ese lunar, solo tú comes el pastel. Con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer. Me dijiste no quiero nada, pero quieres todo mujer. Baby, yo te hago soñar, algo más rico que la miel. Mi droga que te legalice, no digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen. Piel a piel tú y yo jugando, baby, ¿para qué te dices? Y tú solo dices que quieres más, que matemos la curiosidad, eso hacemos. Baby, si se nos da, yeah, será lo que será, yeah. Los dos vamos a matar, yeah, toda esa curiosidad. Baby, si se nos da, yeah, será lo que será, yeah. Los dos vamos a matar, yeah, toda esa curiosidad, yeah. Aquí viviendo roce, estamos solitos, ellas son más de las 12. Pegándote bien lento, baby, para que tú goces. No somos algo serio, pero bien si me conoces. Yeah, yeah, tú eres el antojo de mi vida. Que te pienso y ya no encuentro la salida. Pero no somos nada, nada, girl. Pero no somos nada, nada, girl, yeah. Tú mi droga que te legalice. No digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen. Piel a piel tú y yo jugando, baby, ¿para qué te dices? Y tú solo dices que quieres más, que matemos la curiosidad, eso hacemos. Y si se nos da, yeah, será lo que será, yeah. Los dos vamos a matar, yeah, toda esa curiosidad. Y si se nos da, yeah, será lo que será, yeah. Los dos vamos a matar, yeah, toda esa curiosidad. No fui el primero, ni seré el último, pero sé que lo causaré. Pa' serte sincero, un Dios el que te enseñó lo que puedes hacer con mi piel. Yeah, 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 yeah. Baby, si se nos da, yeah, será lo que será, yeah. Los dos vamos a matar, yeah, toda esa curiosidad. Baby, si se nos da, yeah, será lo que será, yeah. Los dos vamos a matar, yeah, toda esa curiosidad. Esta vez sentía que era eterno. Tus besos fríos como el invierno. Lo sé, pero tal vez estás con otro que no te quiere. Pero yo te quisiera más que mil mujeres. Y no hay que doler, pasa nada. Y cerrar esta herida. Y se siente vivir cuando no estás.
doler pa sanar y cerrar esta herida. Y se siente vivir cuando no estás. Lo que viví no se olvida. Oh yeah, ¿qué tal si algún día nos vemos? Y me acuerdo de esos instantes. Si dejáramos el pasado y esos besos, pero los dos nos amaríamos como antes. Es que no es la realidad, pero si fuera verdad, creo que me parará todo ese dolor. Pero no me llevará a donde yo quiera estar, sin una imaginación a tu alrededor. El cielo está nublado y solo hoy, porque el sol me dijo, baby, ya me voy. Es duro que tú me trates como estoy. Yo por nadie cambiaría lo que soy. El cielo está nublado y solo hoy, porque el sol me dijo, baby, ya me voy. Es duro que tú me trates como estoy. Deja cicatrices. Tiene que doler pa' sanar y cerrar esta herida. Y se siente vivir cuando no estás. Pero así es la vida. Baby, tiene que doler pa' sanar y cerrar esta herida. Y se siente vivir cuando no estás. Lo que viví no se olvida. Todo nos separa, pero nada nos une. No lo arreglamos aunque tengo todo tune. El tiempo lo siento, está perdido. Dale todo a lo no correspondido, bella. Que no te tenga a ti, ya muchos quieren de mí, pero yo la dejo en visto. Obvio que por eso te seguí. Es que me hiciste sentir como si yo fuera Cristo. El cielo está nublado y solo hoy, porque el sol me dijo, baby, ya me voy. Es duro que tú me trates como estoy. Yo por nadie cambiaría lo que soy. El cielo está nublado y solo hoy, porque el sol me dijo, baby, ya me voy. Es duro que tú me trates como estoy. Deja cicatrices. Tiene que doler pa' sanar y cerrar esta herida. Ya se siente vivir cuando no estás. Pero así es la vida. Baby, tiene que doler pa' sanar y cerrar esta herida. Ya se siente vivir cuando no estás. Allora, torta di pannolini finita, il risultato non mi dispiace, per essere la prima volta è venuta bene, mi ha aiutato come avete visto anche Jobby, santo Jobby subito. Niente, adesso è arrivato anche Mattias che sta facendo merenda con i biscottini e niente, noi ci riaggiorniamo o dopo o domani. Allora, ero con le cuffie rotte tra l'altro perché mi si sono spaccate sopra, perché sto facendo un po' di pulizie. Ho già sistemato qua il soggiorno, ho dato anche una spolverata visto che stamattina non avevo fatto niente. Vi ho fatto vedere che abbiamo acceso il fuoco perché comunque fa freschino. Ho sistemato anche tutta la cucina, mi manca solo il lavandino perché finisco di lavare il pavimento e lo... dopo lavo tutti i pezzi della bissel e lo lavo dopo. Adesso mi manca solo il bagno, visto che stamattina comunque non l'avevo pulito, lo pulisco adesso. E siccome devo andare a cambiare i dischetti, volevo parlarvi di un prodottino che vi avevo mostrato. Non so se vi ricordate, ma qualche vlog fa vi avevo mostrato questi dischetti per il WC profumati che avevo comprato dai cinesi. E al muschio bianco, stile italiano, la marca è Utilissima. E praticità a casa mia, e sono super super promossi perché mantengono il bagno veramente profumato. Cioè, appena voi aprite il coperchio viene su un profumo pazzesco e aiuta a tenere anche il bagno super super pulito. Sono i profumatori per WC, quelli in gel, e quindi volevo assolutamente consigliarvelo. Se lo trovate, io ripeto, l'ho preso dai cinesi e vi consiglio di provarlo perché secondo me è ottimo. E c'era anche ad altre profumazioni che io ovviamente non ho provato perché avevo preso questo per prova. Nulla, io adesso continuo le mie pulizie, così dopo mi lavo, mi metto il pigiama e finisco di editare il video, perché prima ne avevo montato un pezzo e durava già 17 minuti, così per una volta magari riesco a fare un video un po' più corto, anche perché non avendo registrato niente in questi giorni, altrimenti domani non usciva nessun video e mi dispiace lasciarvi senza, perché mi scrivete comunque che vi sono sempre di compagnia e tante altre cose belle, quindi comunque il video voglio metterlo, sempre se ci riesco a editarlo e poi a caricarlo su YouTube, perché a volte ci mette veramente un'eternità, però se ci riesco mi fa piacere farlo. Insomma, adesso quindi vado a finire di pulire, io chiudo qua il video
Spero che questo video un po' diverso dal solito vi abbia tenuto compagnia. Vi ringrazio come sempre per le belle parole che mi scrivete sempre e vi mando un grossissimo bacio. Anche un nuovo ricordo che se vi va potete iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e lasciare un like se questo video vi è piaciuto. Ciao!